Numerosi eventi conclusi con successo e tanti altri all'orizzonte. L'estate nocerina è ricca di appuntamenti, come garantisce l'assessore Federica Fortino, che parla di un cartellone work in progress. Musica, visite al Castello Fienga e tanto altro ancora. Recentemente sono partiti anche i centri estivi per minori, con un primo gruppo che comprende 130 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Si tratta di campi convenzionati dal comune che, oltre all'aspetto ludico, prevedono un ricco programma di attività educative. Noi, nonostante il particolare periodo storico, come amministrazione comunale abbiamo inteso comunque organizzare un cartellone degli eventi estivi per poter appunto portare gioia, cultura, arte e anche momenti, diciamo, di distensione all'interno della nostra città. Sono stati diversi già gli eventi che si sono svolti, musicali all'interno della corte comunale, al castello, piuttosto che manifestazioni che hanno valorizzato Via Origlia, piuttosto ancora presentazioni di libri alla Cassa Armonica, sempre nella Corte Comunale, e tanto altro c'è ancora in cantiere per settembre. È un cartellone work in progress. Bisogna seguire i canali social del Comune di Nocera Inferiore, in particolare la pagina ufficiale Città di Nocera Inferiore, le pagine, diciamo, Facebook e Instagram collegate, anche e soprattutto perché, come dicevo, è un cartellone work in progress che abbiamo inteso appunto non dare una scadenza di chiusura per la manifestazione degli eventi, proprio perché, essendo un periodo storico così particolare, non sappiamo bene cosa ci riserverà il domani e quindi noi di volta in volta organizzeremo gli eventi.